Saluto in tutti gli abitanti di questo singolare territorio che si distende tra il mare aperto e la maestosa montagna dell'Etna. Fratelli e sorelle, non abbiate paura di accogliere Cristo e di accettare la sua potestà. E con la potestà di Cristo servire l'uomo e l'umanità intera. Non abbiate paura. Aprite, anzi spalancate le porte a Cristo. In occasione della festa di San Francesco di Sales, patrono dei giornalisti, l'Ufficio Comunicazioni Sociali della Diocesi di Acireale e l'Unione Cattolica della Stampa Italiana hanno organizzato la Giornata dei Giornalisti, un momento di incontro e di formazione per ridare nuovo slancio alla preziosa e delicata opera che i mezzi di informazione compiono. Nella sala teatro della parrocchia San Paolo Apostolo ad Acireale ha avuto luogo l'incontro sul tema Il valore e i valori della comunicazione, le sfide di oggi, con una relazione del giornalista RAI Fabio Zavattaro, inviato speciale del TG1. Nelle parole di Zavattaro le emozioni di alcuni viaggi effettuati nel mondo al seguito degli ultimi papi. Ogni viaggio ha le sue emozioni, forse il viaggio più emozionante è stato l'ultimo viaggio che Giovanni Paolo II ha fatto in Polonia. Era un papa sofferente, malato, si muoveva con difficoltà, era il papa dei polacchi, un papa che io ho seguito quasi dall'inizio del pontificato nei viaggi e negli incontri. Ed è stato il viaggio, il ritorno a casa, ma anche il saluto alla sua terra. E forse quello è stato il viaggio che mi ha più colpito, mi ha più emozionato. Però ogni viaggio ha la sua bellezza, anche questo ultimo fatto nelle Filippine. Ecco, a proposito di viaggio pericoloso, quando siamo stati con Giovanni Paolo II in Angola, era appena terminata la guerra civile, o in Libano per esempio. Qui sono viaggi in cui abbiamo visto anche le difficoltà di questo popolo di tornare alla pace, e quando siamo stati per esempio in Angola, nella zona di Cabinda, a fare corona e a difendere il Papa c'erano i carri armati, quindi questo un po' ci fa capire le difficoltà che abbiamo avuto modo di vedere. Tante per il giornalista le soddisfazioni e le difficoltà in anni di mestiere. Grande soddisfazioni, soddisfazioni quando uno ogni giorno arriva a scrivere una cosa e la scrive nel migliore dei modi, credo che questa sia la soddisfazione più bella. La delusione non essere ancora riuscito a intervistare Francesco. Una delle testimonianze più belle realizzate da Zavattaro è stato un video dedicato al pontificato di Giovanni Paolo II che racconta così. Quello è stato il video dedicato proprio a Giovanni Paolo II, alla fine del suo pontificato, quasi 27 anni di pontificato. È stato un video che ho realizzato per la RAI, per la conclusione, diciamo così, per mandarlo in onda per la celebrazione dei 25 anni di pontificato. Poi è rimasta come traccia per il giorno della sua morte, il 2 aprile del 2005, quando c'è stata la sua scomparsa. Questo video è diventato poi un video che è stato venduto, come ricordavi, in tanti milioni di copie. E credo che questa sia una delle cose più belle, perché non tanto perché l'ho fatto io, quanto perché la gente aveva nel cuore Giovanni Paolo II, e quindi io spero in questo modo di averli aiutati a ricordarlo. Zavattaro, giornalista ma anche uomo che ha saputo da sempre conciliare la realizzazione professionale con l'impegno in famiglia. È il luogo della gioia, il luogo del riposo, il luogo del momento in cui si sta tutti insieme. Bisogna avere una famiglia forte alle spalle, soprattutto una moglie forte, se vogliamo fare questo mestiere con tutti i sacrifici che chiediamo ai nostri cari, perché stare fuori
un terzo dell'anno tra viaggi e cose non è una cosa semplice. Non avere domenica giorni di festa, non avere un Natale da passare insieme o una notte di Natale senza dover essere a seguire la messa della notte di Natale, insomma non è una cosa semplice. Soltanto una famiglia, una moglie, dei figli che comprendono questo sacrificio ti consente di fare questo lavoro nel migliore dei modi.